Un malessere profondo di un partito al momento alla ricerca di un leader, o meglio, con un leader ora fuori dai giochi ma senza successori, Forza Italia stenta a promuovere il superamento attraverso le primarie della leadership di Silvio Berlusconi. La conferma è arrivata dalle contestazioni mosse ieri a Lamezia Terme a Raffaele Fitto da alcuni militanti che nel nome di Silvio gli hanno praticamente tolto la parola. Segno che la via che conduce alle primarie rimane un sentiero scosceso, un percorso irto di difficoltà. Della necessità di ricorrere al prezioso strumento, Raffaele Fitto resta tuttavia più che convinto. In Calabria abbiamo il primo appuntamento importante nel quale io penso che sia utile mettere in campo un sistema di selezione nelle scelte che possa essere un sistema che parta dal basso e quindi la scelta di chi dovrà portare avanti le ragioni del centrodestra secondo me non può che essere portata avanti con la logica delle primarie e quindi con una legittimazione dal basso da parte dei territori e della gente. Sulla stessa lunghezza d'onda di Raffaele Fitto, convinto che le primarie debbano essere celebrate, anche Pino Galati. Sono un convinto sostenitore perché noi parliamo di crisi della politica, ma come vediamo quando i cittadini, i militanti vengono chiamati a raccolto, vengono chiamati a discutere, ci sono. Che significa che vogliono essere coinvolti? Dal tour calabrese dell'europarlamentare pugliese sono emerse alcune diversità di vedute con la linea tenuta dalla coordinatrice regionale azzurra Iole Santelli. Il tema è sempre lo stesso, la selezione dal basso dei candidati, dunque le primarie. Per la responsabile regionale, un'idea da coltivare, un obiettivo da raggiungere, soltanto dopo aver ricercato le persone giuste sul territorio. Le primarie sono uno strumento per solidificare la coalizione, quindi per creare una coalizione laddove ci sono difficoltà nell'individuazione di un candidato leader comune. Se non si dovesse trovare la sintesi su un candidato leader comune, non ci sono difficoltà a fare anche le primarie di coalizione. È uno strumento, penso che l'importante sia il raggiungimento dell'obiettivo, che è vincere la regione.